Per quanto riguarda i soggetti che sono già stati infettati in passato da SARS-CoV-2, domani verrà diffusa una circolare da parte della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero, per la quale vi è stato un parere formulato sia dall'Agenzia Italiana del Farmaco sia dal Consiglio Superiore di Sanità, quest'ultimo proprio nella giornata odierna, in cui per i soggetti appunto già infettati ci sarà una sola dose, in quanto l'infezione sostanzialmente svolge il ruolo di priming che viene svolto dalla prima dose, e quindi la sola somministrazione farà l'effetto boost che invece nei vaccinati senza pregressa storia di infezione viene svolto dalla seconda dose, con la sola eccezione dei soggetti immunodepressi, perché per il principio di massima cautela per i soggetti immunodepressi si preferisce continuare sulle due somministrazioni, non essendo noto quello che è l'alterazione della risposta immunitaria di questi pazienti.